Buonasera a tutti, benvenuti dal Baggio Park. Oggi si gioca una partita importantissima. Due grandissime squadre, da una parte lo Sporting Bisanzio, dall'altra invece lo Shakhtar. Prontissimi per questo big match. Qui che vi parla Matteo Zorloni, Shakhtar oggi con la maglietta blu per distinguersi dagli avversari. Direttore di gara Scuteri è già pronto, ci aspettiamo ovviamente un grandissimo spettacolo e anche tante belle azioni per una partita che potrà regalare sicuramente mille emozioni. Riconquista palla subito lo Shakhtar, destro spettacolare di Monaco che trova subito il vantaggio. Lo Shakhtar Doner sblocca il match 1-0 dopo soli due minuti di gioco. Garattini, tocco centrale, Monaco lascia passare il pallone, Mancino 2-0, raddoppiato Ferrero, un 1-2 incredibile dello Shakhtar, entrato in campo con una determinazione alle stelle. Sanguinetti centrale, gran dribbling al centro dell'area provato da Pellegrino, un sombrero e poi una rovesciata che non trova lo specchio della porta. Pallone recuperato da Monaco, può partire Monaco, mette il turbo Monaco, Mancino si distende però il portiere Branchi, battuta, giro palla del Donner, grande dribbling tentato e riuscito da Paolazzi che voleva pescare un jolly con un tiro a giro. Punizione battuta direttamente in porta e con una deviazione lo Sporting riapre il match. Grandissimo tiro di Rigamonti, deviato a spiazzare un po' il portiere Luongo. Lo Sporting riapre proprio il match sul finire di primo tempo. Ancora Monaco in sfondamento, Monaco non passa, tocca arretrato, destro lontano, la palla rimane lì, Galattini si divora il 3-1. Il numero 10 dello Shakhtar ha avuto una grandissima occasione. Ancora lo Sporting avanza alla grandissima, il tocco laterale sulla destra, la conclusione, c'è il pareggio in extremis realizzato da Zanchi che si è spinto proprio in fase offensiva per questa azione trovando gioia personale, ma lo Sporting ha raggiunto il pareggio proprio in questi ultimi secondi quasi della prima frazione. Pellegrini, scarico arretrato, destro, respinto, poi Garattini salva in qualche modo la sua squadra, ma è uno Sporting che in questi ultimi, queste ultime battute nel primo tempo sta veramente mettendo in grave difficoltà la difesa dello Shakhtar. Garattini, pallone sul sinistro, gara Garattini, 3-2 dello Shakhtar. Ma è un primo tempo interminabile, soprattutto per le emozioni, le due squadre si sono scatenate letteralmente in questa fase finale. Quale? Termina la prima frazione, Shakhtar avanti 3-2 sullo Sporting Bisanzio. Grande spettacolo qua a Baggio Park. Pronti per la seconda frazione, super spot. Palla messa in mezzo, colpo di testa per poco, Mastromarino non trova il gol del 3-3. Grande chance per lo Sporting Bisanzio. Ancora lo Sporting Bisanzio costruisce l'azione, il Mancino poi non vincente però di Langella che si era coordinato benissimo, si supera Luongo. Grattini avanza solo di sinistra, bel triangolo, Grattini fa tutto da solo, Grattini palla sul destro, sfiora la doppietta. Grande giocata del numero 10 dello Shakhtar, palla che però finisce sul fondo dello Shakhtar. Pellegrino si gira col destro, palo pieno, dal nulla questa meravigliosa chance per lo Sporting. Ancora lo Sporting avanza, pallone messo su schello, palo, si supera Luongo, pallone messo fuori, Mastromarino trova il 3-3.
a pochi minuti dal triplice fischio. Imprendibile questo bolide ai 25 metri, battuto Luongo che si era superato nell'azione precedente. Conquista palla Monaco che può dare avvio all'ultimo contropiede, palla buona per Grattini, salta a portiere Grattini, si salva lo Sporting proprio sul finire. Pallone spedito al centro dell'area, stoppato, termina qui però, non c'è più tempo, time's up, termina 3-3, un match bellissimo, super spot.